La compagnia delle co-op fa i suoi interessi come tutte le aziende. Ma il rischio secondo gli esperti è che invece di proteggere anche solo una fetta più piccola di cittadini, si finisca con il rimpinguare le casse delle assicurazioni mancando l'obiettivo della copertura sanitaria universale. Puntuale come un orologio, Unipol torna a bussare alla porta del governo di turno. E lo fa chiedendo maggiori incentivi fiscali per il welfare privato, cioè per quella fetta della popolazione che, talvolta in proprio, ma soprattutto per il tramite della propria azienda o cassa previdenziale e simili, decide di sottoscrivere una polizza assicurativa per mettersi al riparo dai possibili imprevisti della vita in campo sanitario. La richiesta del gruppo delle Coop è arrivata al ministro del Lavoro ed ex numero uno di Lega Coop, Giuliano Poletti, nel corso del frequentatissimo convegno annuale di Unipol sul tema. Eloquente il titolo scelto per l'edizione 2017 che cade a una manciata di mesi, dalla prossima tornata elettorale, a ognuno il suo welfare. Bisogni mutevoli. Scelte individuali. Risposte integrate. Il numero uno della terza compagnia assicurativa del paese, che volente o nolente, sarà tra i protagonisti del salvataggio in corso di Banca Carige, ha spiegato che gli incentivi fiscali varati dal governo di Matteo Renzi in tema di welfare aziendale nella legge di bilancio per il 2017 non bastano già più. Lo Stato deve nuove concessioni per favorire l'ascesa delle assicurazioni nella sanità. Il welfare aziendale è certamente in forte ascesa, complici anche i primi incentivi introdotti dal governo, ha spiegato Cimbri, certo. Va stimolata e accelerata una tendenza che è già in atto con una maggiore e più ampia incentivazione fiscale. Secondo il numero uno di Unipol non c'è più un unico interlocutore sul welfare, ma c'è spazio per tutti. Per il pubblico, ma anche per noi privati. Per questo è sostanziale collettivizzare la domanda di welfare e giungere ad un'alleanza pubblico-privata, ha spiegato ancora Cimbri. Sul come raggiungere questo obiettivo, l'AD di Unipol non ha dubbi. Due gli strumenti principe, da un lato fondi territoriali che possono nascere su iniziativa pubblica ma vengano gestiti poi da privati, dall'altro il welfare aziendale. Un'area quest'ultima che Unipol conosce bene. È proprio qui, infatti, che punta maggiormente la controllata Unisalute, molto attiva negli accordi collettivi che stanno dando i loro frutti. Il centro di eccellenza di Unipol nel comparto salute ha chiuso il 2016 con 5,4 milioni di clienti e oltre 40 milioni di utili, forte di premi in crescita del 13% circa, a quota 400 milioni di euro, quasi metà andati in risarcimenti. Su questo fronte, all'aumento delle denunce di sinistro, 440.000 in più del 2015, non è corrisposto un pari incremento di liquidazioni, 230.000 in più del 2015. Quasi raddoppiati, invece, i reclami dei clienti contro la compagnia rilevati nel registro della vigilanza sulle assicurazioni, oltre 2.100, più della metà dei quali sono stati accolti. Quanto alle richieste alla politica, non è la prima volta che Unipol va alla carica.